Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Non è un momento facile per Bari e Latina, che questa sera si affrontano alla San Nicola per la 34esima giornata della Serie B con te.it. I pugliesi arrivano dalla deludente sconfitta maturata sul campo della Pro Vercelli. I pontini invece sono all'ultimo posto in classifica a causa dell'altro punto di penalizzazione. Inizia bene la squadra di Vivarini sulla fascia destra, Nica guadagna il fondo e mette in mezzo per il colpo di testa di Pinato dal centro dell'area, il pallone non esce di molto. Inizio di gara intenso al San Nicola, all'ottavo l'iniziativa personale di Floro Flores e poi Parigini prova a insaccare ma l'arbitro ferma tutto. Al quarto d'ora è ancora il numero 27 a spezzare l'equilibrio con il potente tiro dai 25 metri, manca però la precisione. Il Latina va vicino il vantaggio al minuto 22, dalla destra Nica mette al centro per Pinato, al volo il destro del centrocampista trova la risposta di Micai. Al 24esimo contropiede orchestrato da Bandinelli che va in progressione, c'è lo spazio per la conclusione, il diagonale finisce però a lato. Alla mezz'ora punizione per il Latina da buona posizione. La trasformazione di Corvia, destro che non si abbassa abbastanza per centrare lo specchio della porta. Al 31esimo splendida azione dei nerazzurri avviata dallo stesso Corvia. Il solito Nica mette in mezzo dalla destra per la deviazione aerea, si trasforma in assist per Corvia che cerca il gol con un'acrobazia spettacolare, la sua rovesciata finisce fuori di poco. E poi altra punizione per il Latina, Coppolaro la spizza ma non riesce ad indirizzarla. I pugliesi faticano a far girare palla e allora ci prova Fedele dalla distanza, conclusione leggermente deviata, facile preda di Pinsoglio. Nel finale di frazione ancora il Bari, occasione colossale per Parigini, da due passi spreca tutto a Pinsoglio ormai battuto. Nella ripresa il Bari come nel primo tempo si affida al tiro da fuori, Fedele avanza e calcia, il destro però finisce sul fondo. Il Bari è ripartito con un appiglio più aggressivo nella ripresa, Sabella sulla destra elude l'intervento di Buonaiuto, palla in mezzo per il colpo di testa che impatta Romizzi, però la mira è difettosa, la palla finisce alta. Punizione per i Galletti, la palla pericolosa in area, alla fine il portiere nerazzurro riesce a intervenire e a fare sua la sfera. Al 61esimo la iniziativa personale di Galano che riceve palla, non premia la sovrapposizione di Daprelà, cerca una strana conclusione d'esterno, palla che finisce fuori, è solo il preludio al gol al minuto 63. Sabelli pericoloso sulla fascia, c'è il buco della difesa, Galano controlla e batte sotto misura Pinsoglio. Settimo centro stagionale per l'esterno in prestito dal Vicenza, arrivato nel mercato di gennaio, non andava in rete dal 27 febbraio, ovvero dal 2-0 sul Brescia. Il Latina fatica a reagire, ancora Bari dal corner e la palla arriva all'80esimo sui piedi di Brusca Gin, la deviazione favorisce però il portiere. Il Latina cerca il pareggio con Buonaiuto che protegge la palla dal suo marcatore, trova lo spazio per la conclusione, il suo destro termina alto ma non di molto. Dalla distanza poi arriva la conclusione del neoentrato Roberto Insigne, il pallone smorzato dal rimbalzo, nessun problema per Micai che blocca in sicurezza. Al 91esimo Maniero fa impazzire la difesa ospite, cede palla a Fedele che viene atterrato al limite dell'area, buona occasione per il raddoppio quando ormai siamo nei minuti di recupero, è lo stesso numero 14 a incaricarsi della battuta, il tiro viene deviato e non trova la risposta di Pinsoglio, 2-0 per il Bari che dopo tre turni torna a sorridere, continua invece il momento no del Latina.